Sì, anche perché che mi porta qui oggi a questa presentazione, se vogliamo, è un aneddoto che abbiamo scoperto negli anni insieme agli amici di RCS, perché io quelle maglie, alcune le ho vinte, le altre le ho indossate. Praticamente nella mia storia, pur non essendo mai stato un uomo da grandi giri, da alta classifica, però mi sono indossato per 4 giorni la maglia rosa, ho vinto 2 maglie ciclamino, ho indossato per tanti giorni la maglia verde, che poi è diventata la maglia blu, la maglia azzurra, e simbolicamente ho vinto anche la maglia bianca, perché nel mio secondo giro del 98, vinto da Pantani, io feci 7° in classifica, 1° della classifica giovani. Quell'anno non veniva assegnata la maglia, però ecco, c'è questo aneddoto, questo legame che mi porta oggi qui a riscoprire l'emozione, a raccontare appunto storie che ho vissuto in alcuni giri e che custodisco, perché quelle maglie le ho a casa e le custodisco come le maglie dei campioni del mondo. Che giro si immagina, che giro si aspetta? Sarà un giro di alto livello? Sarò brevissimo, 2 domande. Il giro sarà sempre bello, perché 3 settimane daranno sempre grande spettacolo, a differenza degli altri grandi giri, non me ne vogliano, Tour de France e Vuelta de España. L'Italia offre un territorio che non va mai sottovalutato. Quando si parla di tappe pianeggianti, bisogna aspettare veramente la pianura padana per trovare la pianura, il resto è tutta interpretazione dei corridori, delle squadre, e è sempre grande spettacolo, pertanto mi aspetto che ci sia e ci sarà grande spettacolo. Ultimissimo, un nome per sabato per la Milano-Sanremo, chi si immagina? Ma per come sta andando tutti dicono Pogacar, io prevedo e spero una lotta tra Pogacar e Van Aerts.